Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sono venuto questa mattina qui portando il Vangelo e portando il giornale, la storia di Dio e la storia dell'uomo, che si intreccia con quella di Dio, la storia del capo, Cristo, capo del corpo mistico, e la storia del corpo, che recepisce e non recepisce la forza vitale che scende dal capo. Ed è bene che i nostri occhi siano rivolti al Vangelo, siano rivolti al giornale, per leggere con gli occhi di Dio il giornale degli uomini e per illuminare con la luce di Dio le tenebre degli uomini, che pure sono nostri fratelli e siamo noi, corpo di Cristo chiamato alla salvezza. Questa mattina ho letto qui l'onda del cianuro che fa strage nel Danubio e nell'affluente soprattutto del Danubio, il fiume Tisa. Si tratta di una miniera d'oro. Gli uomini scavano vicino ad un fiume in Romania, la diga si rompe, il cianuro necessario per il lavaggio dell'oro stralipa, va nell'acqua del fiume Tisa. Una moria di pesci, la flora è bruciata, i pesci muoiono, ma l'onda con il cianuro continua la sua corsa, ha raggiunto altre rive, è giunto ieri in Jugoslavia, anche lì pesci morti, flora bruciata, è il veleno che corre. Volendo leggere un po' nella storia degli uomini, la storia di Dio, perché Dio si innesta e attraverso gli eventi insegna agli uomini, possiamo vedere nella corsa a loro, nel desiderio del denaro e del benessere, il cianuro che straripa e uccide i pesci che siamo noi, uccide la flora, uccide cioè la vita, noi ci preoccupiamo di questo disastro ecologico ed economico, ma c'è un altro cianuro che inonda la vita dell'uomo, che straripa nelle miniere d'oro e la sete del denaro, del benessere, e la sete del piacere, che straripa e inquina le rive dei fiumi, inquina l'aria, crea un'atmosfera irrespirabile, uccide. Chiediamo al Signore di saper leggere gli eventi nella luce di Cristo, nella luce della verità che promana dal Vangelo, e chiediamo al Signore
che il cianuro, questo potentissimo veleno che serve per purificare l'oro, non serve per uccidere. La sete del denaro, il denaro è necessario come mezzo di comunicazione nella vita, può diventare invece veleno per quelli che lo usano malamente o per quella sete che suscita nelle persone, per cui da mezzo semplice di scambio diventa fine, diventa possesso, diventa segno di concupiscenza che dilaga nel mondo a servizio di Mammona, il Dio di questo mondo. Gesù mette in guardia contro Mammona e dei vizi capitali addita Mammona come il più iniquo degli dei di questo mondo. E l'Apostolo Paolo, facendo eco a Gesù, chiama Mammona il Dio di questo mondo, il denaro è il Dio di questo mondo, che può inquinare le rive del mare, le rive dei fiumi, dove scorre l'acqua della vita, può inquinare tutti. Ecco perché il Signore ci avverte di stare attenti alla sete del denaro, al cianuro che esce dalla diga d'oro. Stare attenti al cianuro perché uccide i pesci che siamo noi. Vi farò pescatori di pesci, pescatori di uomini, i pesciolini siamo noi che camminiamo nel fiume verso il mare dell'eternità. Ma lungo il tragitto possiamo essere uccisi. La flora è la nostra vita cristiana che fiorisce lungo il corso d'acqua, ma può disseccare con il denaro. Chiediamo al Signore allora in questa mattina che la luce di Cristo, povera ed umile, la luce di Maria, povera ed umile, la luce dei santi, come di Francesco il poverello, illumini la nostra vita e amiamo il necessario, contentiamoci del necessario, mettiamo da parte il superfluo e odiamo il denaro come denaro, usiamolo pure come mezzo, usiamolo pure come moneta necessaria, perché la vita come congegnata non può fare meglio del denaro, però che nessuno di noi diventi schiavo del denaro, altrimenti il cianuro, il veleno, brucia la sua vita, brucia la sua anima, paralizza tutta la sua attività. Signore, guardaci questa mattina dalla sete del denaro. Guardaci questa mattina dall'accaparramento dei beni terreni per star bene e fa che noi ci contentiamo di quello che tu ci dai per il sostentamento della vita, perché la vita passa e non possiamo portare il denaro nell'altra vita. Lì non ci sono più banche, non ci sono più conti in banca, il denaro non conta più. La moneta non conta più, non conta nell'oro e nell'argento, non contano le banconote, non contano tutti quegli stracci di carta che girano per il mondo e sono il denaro virtuale. Tutto questo non conta, non contano le azioni, le obbligazioni, non conta nulla, contano le buone opere. Nella fatta, nella povertà, nell'amore.
contro le buone opere dettate dall'amore del prossimo, per cui spartiamo il nostro pane, dividiamo il nostro pane con l'affamato, diamo agli altri quello che è necessario, perché l'acqua corre nel fiume e tutti siamo in cammino come pesci nel fiume verso l'eternità. Nulla abbiamo portato in questo mondo e nulla riporteremo all'altro mondo, se non le opere buone che noi abbiamo fatto. Signore, liberici dalla sete del denaro, liberici dall'avarizia, liberici da quell'accaparramento dei beni di consumo che attanagliano, legano la nostra vita alle cose terrene. Rendi il nostro cuore libero, perché noi possiamo camminare nella vita amandoci gli uni gli altri e non amando il denaro, non amando gli agi, non amando i consumi, perché tutto questo impedisce la nostra crescita nello spirito. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore. In quei giorni, essendoci di nuovo molta folla che non aveva da mangiare, Gesù chiamò a sé i discepoli e disse loro: sento compassione di questa folla, perché già da 3 giorni mi stanno dietro e non hanno da mangiare. Se li rimando digiuni alle proprie case, verranno meno per via, e alcuni di loro vengono da lontano. E risposero i discepoli: e come si potrebbe sfamarli di pane qui in un deserto? E domandò loro: quanti pani avete? Gli dissero: 7. Gesù ordinò alla folla di sedersi per terra e presi allora quei 7 pani, rese grazie, li spezzò e li diede ai discepoli perché li distribuissero. Ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche pochi pesciolini e dopo aver pronunziato la benedizione su di essi, disse di distribuire anche quelli. Così essi mangiarono e si saziarono e portarono via 7 sporte di pezzi avanzati. Erano circa 4.000 e li congedò. Salì poi sulla barca con i suoi discepoli e andò dalle parti di Dalmanuta. Parola del Signore. Gesù sfama una folla, qui sottolineata dal Vangelo, una folla che non aveva da mangiare, era affamata. Gesù ha compassione, sento compassione di questa folla, perché mi viene dietro da 3 giorni e non hanno da mangiare. E Gesù, con un miracolo, la moltiplicazione del pane e dei pesci, soddisfa la fame di questa gente che segue Gesù.
la quale finalmente è sazia, perché Gesù ha dato loro il cibo conveniente per proseguire il cammino della vita. Io penso ad un'altra folla affamata, affamata di piacere, affamata di avere, affamata di potere, stragrande, che cerca, ma non è soddisfatta, perché soltanto il pane che da Cristo può soddisfare la sete dell'uomo, la fame dell'uomo, i desideri dell'uomo. Perché quello che è da Dio è degno dell'uomo, e soltanto quello che dà Dio, l'autore della vita umana, soltanto quello che dà il Padre ai propri figli è il pane e il cibo conveniente che fa crescere. La fame del mondo, stando pure ai giornali, ho letto un articolo ieri del noto oratore alla televisione, di Garbi, che io apprezzo per la sua facondia, per la sua schiettezza, ma non per la sua vita. Proprio nell'articolo c'era la sua intervista sulla sua monumentale fame di sesso. Proprio così lui si esprime. Monumentale fame di sesso. Parla dei suoi figli sparsi a destra e a sinistra, di cui non vuole essere il padre, perché è compito della madre educare i figli. Lui non sente desideri di essere padre. Ma io non voglio fare un giudizio, perché il giudice è Dio, ma soltanto mi fermo a una frase, perché è da questa frase che devo trarre l'insegnamento per voi, fratelli e sorelle. Lui dice: io sono un buon cattolico, dopo tutto. Non amo l'aborto, però non seguo la morale dei preti. La morale dei preti. Per questo si sente liberi di fare quello che vuole. E si dice un buon cattolico, questo non va. Perché quello che dice lui tante volte è una verità anche per tante persone nostre. Io sono cattolico, però non segue quello che dice la Chiesa, non segue quello che dice il prete, ho una mia morale, posso bazzicare a destra e a sinistra, fare figli a destra e a sinistra e rimango cattolico, rimango un buon cristiano. Questo è falso. Ed è per questo che io alzo la voce, non per censurare lui, lo giudica Dio, ma per censurare quello che gli dice, perché non si può essere cattolici, cristiani, e farsi una morale per conto proprio, e vantandosi che non ha la morale del prete, ma la morale sua. Nessuno può fabbricarsi un credo, e nessuno può fabbricarsi una morale. Il credo è quello che ci dà Dio, la morale è quello che ci dà Dio, che è scritto dentro il nostro cuore. E oggi purtroppo anche la nostra mentalità è inquinata, per cui anche noi facciamo buon viso e sorridiamo sui crimini che si commettono.
La legge punisce, la legge umana punisce i trasgressori del quinto comandamento, non uccidere. Ma non punisce i trasgressori del sesto comandamento, non adulterare. Per entrambi, nella vecchia legge, c'era la morte. E per entrambi è precluso il regno dei cieli. È detto, né omicidi né adulteri entreranno nel regno dei cieli. Sono sullo stesso piano, davanti a Dio, il quinto e il sesto comandamento. Gli uomini oggi accettano il quinto, non accettano il sesto. E questo è un errore e un orrore. Questo è farsi una morale per conto proprio. È quello che vogliono fare gli uomini di oggi nella nuova religione che si vogliono fabbricare, nella nuova morale che vogliono fabbricarsi. Sono arbitri loro del bene e del male, come del vero e del falso. Siamo nell'errore. Ecco la fame che uccide l'uomo nel cammino di questo mondo, una delle tante fami, la fame della folla. Cristo viene e soddisfa questa fame come? Togliendo la fame del sesso e dando il pane della purezza, il pane della morigeratezza, il pane del sacrificio. È questo pane che edifica l'uomo, è questo pane che sazia l'uomo, è questo pane che nobilita l'uomo, ed è di questo pane che dobbiamo mangiare. C'è l'altra fame, la fame del denaro. Leggo in questi giorni il giornale, perché il giornale è la storia degli uomini, che io leggo con gli occhi di Cristo. E la storia dei miei fratelli, che io amo, perché io amo tutti gli uomini, li amo teneramente, immensamente, non rimprovero nessuno, ma sento pena per tutti. Ed è per questo che leggo la storia degli uomini con la luce di Cristo e col cuore di Cristo. C'è la fame del possesso. Ho letto qui il resoconto di quanto guadagnano in campo nazionale. Abbiamo le cifre altissime dei magnati del denaro. Quello guadagna tanto. C'è la lista in campo nazionale. Si fanno i soldi, i conti in tasca ai ministri, senatori, imprenditori, cifre enormi, quelli che si vedono, quelli denunziati, perché quelle, le cifre non denunziate dicono che sono superiori a quelle denunziate, dicono così, poi non so. Anche ieri c'è l'elenco qui in campo regionale, quanto guadagnano così gli assessori, quanto guadagnano i consiglieri, cifre modeste, ma sempre sul giro di centinaia, di milioni. Però quel che è peggio è l'invidia che noi sentiamo, la nostalgia che noi sentiamo, il rammarico che noi abbiamo. Magari avessi questa cifra in tasca, magari guadagnassi tanto, magari abbiamo invidia di questi poveri disgraziati davanti a Dio, che hanno molto denaro, perché è un disgraziato chi ha molto denaro e lo usa malamente. Chi ha molto denaro lo dia ai poveri, come dice il Vangelo, date il superfluo ai poveri, perché è sangue di poveri. Queste cifre enormi come crescono? Crescono per il contributo che danno i poveri di questo mondo,
i quali non hanno da mangiare, non hanno come sfamarsi, non hanno come sostenere la famiglia, non arrivano a sbarcare il lunario e devono pagare tasse, tasse, tasse. E poi ci sono le cifre di milioni, milioni e milioni che questi personaggi che occupano un posto guadagnano. Però queste liste, non voglio censurare, queste liste fanno crescere i desideri del denaro, alimentano la sete del denario in quelli che non ce l'hanno, suscitano l'invidia per queste persone che hanno. È come chi mangiasse davanti a un affamato e non desse una briciola di quelli che mangia. È come se uno sedesse a tavola in mezzo a tanti affamati e mangiasse il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, senza dar nulla. Come mangiare in mezzo ai bambini affamati e non dar nulla. Questo potrebbe anche succedere per quelli i quali leggono queste liste e non hanno come sfamarsi, come portare il pane in casa, come alimentare i propri figli. C'è la sete comunque del denaro, la sete del benessere, del consumo. Guardate, oggi si produce molto, moltissimo, enormemente si produce, ma si produce per consumare. L'obiettivo è consumare e l'uomo è affannato a produrre, produrre, produrre. Macchine che producono, aziende che producono, miglioramenti in tutte le tecniche per produrre, 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 produrre per consumare, consumare, consumare. E una ruota, una macina che rovina la vita dell'uomo, che macina la vita dell'uomo e la distoglie dal guardare i beni del cielo e i beni della terra, di guardare con occhio sereno le ricchezze che Dio ha diffuse nel mondo. E questo accaparramento ai beni e questo andare in possesso dei beni, schiavizzarsi delle cose, chi ha ne vuole di più, chi ha una macchina ne vuole due, e chi ha un'utilitaria vuole una Mercedes, chi ha una piccola macchina per fotografare ne vuole una migliore. Vogliamo sempre migliorare, 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 consumare, consumare, consumare. E la vita passa, e si muore, e si lascia tutto. Una fame insoddisfatta, perché il denaro non soddisfa la fame, come il sesso non soddisfa la fame. Il nostro cuore non è fatto per questo. Non si può vivere nel corpo, noi che siamo spiriti incarnati. E c'è la fame del potere, un'altra fame. C'è l'agone nella vita, la lotta per la vita, lo sgambetto che si fa a vicenda per poter salire, 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 acquistare poteri. Quante forme di poteri. Anche noi possiamo cadere nella il potere, il potere intellettuale, il potere morale, il potere dottrinale, il potere clericale. Sono forme di potere che Dio non vuole. Tutti siete fratelli tra di voi. Siete fratelli in Cristo Gesù. Non c'è né greco né barbaro, né scita, né dotto né ignorante, né uomo né donna, ma tutti siete fratelli tra di voi. Tutte le barriere sono state diverte e rotte da colui che rompe le barriere, da colui che distrugge tutti i muri di separazione, perché noi siamo figli di Dio. Le barriere, i muri di separazione, gli steccati sono state poste dagli uomini, non da Dio. In Cristo Gesù tutti siamo una cosa sola,
Tutti siamo invitati a mangiare lo stesso pane e a bere lo stesso vino. E Gesù ci accoglie tutti, buoni e cattivi, dentro di sé. Ci accoglie tutti. Basta che noi proclamiamo che Gesù è il Signore. Lo riconosciamo, Signore, e ci pentiamo dei nostri peccati. Lui ci accoglie tutti. Non domanda la tessera a nessuno. Non domanda se sei bello o brutto. Se sei questo o quello. Se hai questo colore o quest'altro colore. Se sei dotto o ignorante. Accoglie tutti. Buoni, cattivi. Scienziati e poveri. Uomini, donne, fanciulli. Vecchi, accoglie tutti. Perché tutti siamo figli di Dio. E insegna ad essere umili. Questo è il suo insegnamento. Coloro che sono i primi tra di voi si facciano servi. Il figlio dell'uomo è venuto per servire, non per essere servito. Ed egli si spezza come pane per tutti gli uomini. Spezza la sua vita. Dà il suo corpo a mangiare a noi. Dà il suo sangue a bere a noi. Ecco, è l'ultimo stadio del dono. Donare, donare, donare. Non accaparrare, avere, 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 avere. Siamo agli antipodi. Signore Gesù, io non voglio dilungarmi, ma sono portatore della verità, devo dire la verità. E voglio dire che la fame vera dell'uomo è una fame spirituale che noi mutiamo in fame materiale. È la fame dello spirito che diventa fame del corpo, cioè il desiderio spirituale lo materializziamo, lo convogliamo nella materia, il desiderio del cielo lo convogliamo sulla terra, scambiamo per cielo la terra. Scambiamo i beni terreni per i beni veri, la bellezza, la verità, l'amore. Questa è la sete dell'uomo ed è Gesù, soltanto Gesù, che può venire incontro alla sete e alla fame dell'uomo. Soltanto Lui può sfamare la folla affamata e dando il pane e il pesce può dire all'uomo: io sono il pane desceso dal cielo, io sono quel pesce che una vergine pura ha dato a mangiare agli uomini, che ha pescato e dato a mangiare agli uomini, come scritto in una bella epigrafa del secondo secolo. Fratelli e sorelle, noi siamo affamati, ma ricordiamoci che la nostra fame è fame di Dio, è fame di verità, fame di amore, fame di bellezza, perché Dio soltanto è verità, amore e bellezza. Chiediamo al Signore di soddisfare Lui questa fame, ed è Lui, Lui, il più bello tra i figli degli uomini, colui che è l'autore della bellezza, perché l'uomo è bello, è immagine di Dio, è Dio incarnato, Dio che si vede, perché tutti siamo fratelli in Cristo, abbiamo lo stampo di Cristo, e Dio la verità, e Dio l'amore, e soltanto Gesù, portatore di Dio qui sulla terra, che può soddisfare la fame dell'uomo, e può dire all'uomo: guarda me, ricevi me, e il tuo cuore sarà sazio, la tua fame sarà sedata, perché io sono colui che sazio l'uomo, che do all'uomo tutto, perché soltanto in me l'uomo trova riposo, come disse un grande. Soltanto in me l'uomo trova riposo, perché il Padre mi ha mandato in mezzo a voi, perché voi guardando me riceveste Dio, riceveste il pane di Dio, riceveste quello che volete per essere voi stessi, per essere uomini, fatti d'immagine e somiglianza dell'Eterno.
Amén.